Ascoltami, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Salute. Controlla il tuo udito in piazza, il 15 ottobre a Basto. Prove tecniche di udito! Maiko dal 1937, la soluzione giusta per tornare a sentire. Ti aspettiamo nei nostri centri in Abruzzo. Chiamalo 085 422 4030 per prenotare un controllo gratuito dell'udito. Un saluto da Paolo Sinibaldi. Ciao, <ride> ti ho sorpreso con questo ciao. Ti ho sorpreso perché volevo vedere se mi stavi ascoltando. Sì, banale. Nonno ascoltami. Oggi parliamo di nonno ascoltami, parliamo soprattutto di disturbi dell'udito. È un appuntamento per noi ormai classico. Ogni anno di questi periodi noi torniamo a parlare di quella che è una problematica dell'udito ma è anche una problematica sociale e lo sta diventando sempre di più con l'avanzare delle tecnologie, delle cuffiette, della musica ad alto volume e di tutto quello che eh, spesso ci obbliga a stare al passo con i tempi. Ne parliamo con Valentina Faricelli, Valentina Faricelli è per la prima volta invece con noi, lei è il presidente dell'associazione Nonno Ascoltami. Guarda Valentina. Ti lascio la parola, però io ho dei numeri qui, eh, li ho scritti perché è impossibile ricordarli. Nonno Ascoltami, eh, ottava edizione, si svolge su nove tappe abruzzesi, 36 piazze eh, in Italia e 15 regioni coinvolte, pensate un po', con un bacino di utenza di 10 milioni di cittadini. E poi siete partner dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ho detto tutto probabilmente, però in realtà non ascoltami ha alle spalle tanti lavoratori che ogni anno si appassionano. Sicuramente. Ehm, la nostra è stata una sfida eh, lanciata otto anni fa. Ehm, molti di noi non sono operatori del settore, hai detto bene. Ehm, ci hanno chiesto un modello comunicativo nuovo eh, perché dei disturbi uditivi, eh, nonostante sia un problema in preoccupante aumento con risvolti eh, di salute eh, sociali ma anche economici, eh, basti pensare che a livello mondiale la spesa sanitaria eh, per coprire i disturbi uditivi eh, è pari al PIL eh, di un piccolo Stato come la Svizzera, eh, e somma ehm, la spesa sanitaria di due Paesi come il Brasile e la Cina. Quindi è un costo enorme, eh, legato ad una eh, cattiva prevenzione, perché dei disturbi uditivi purtroppo non si parla, eh, c'è il famoso stigma eh, e quindi si arriva alla consapevolezza del problema quando ormai non c'è più niente da fare. Quindi la nostra sfida è stata quella di ehm, far conoscere alla gente questo problema, eh, perché la conoscenza mh, rende il problema meno problema. Eh, come farlo conoscere? Attraverso un momento di festa. E quindi eh, abbiamo pensato di portare l'ospedale in piazza, eh, il controllo dell'udito è diventato una festa, e a mano a mano siamo cresciuti, siamo all'ottava edizione con i numeri che hai citato tu ed è diventato un evento trasversale che impegna tantissime persone, ci sono eh, i medici coinvolti, eh, ci sono le associazioni, eh, ci sono i tecnici, eh, ci sono i giornalisti che ci seguono, eh, è veramente un mondo quello di nonno ascoltami. No, hai, detto, hai detto bene tu, perché fondamentalmente ci si vergogna no? di dire che non si sente bene, quindi, perché sennò no, sa anche un po' di vecchio, no? se tu dici. Non ci sento bene, eh, magari bisogna sdoganare questa situazione esattamente come è capitato per esempio non so, per, per gli occhiali da vista che adesso sono diventati una moda, chissà se un giorno anche l'apparecchietto acustico diventerà una moda, eh, siamo lontani da questo, però è questo, bisogna abbattere soprattutto le barriere eh, di diffidenza, no? Siamo lontani da questo in Italia perché nel resto dell'Europa sono già molto avanti. In alcuni paesi, soprattutto del nord Europa, la protesi acustica è, è, un, è qualcosa di assolutamente normale, non ci si vergogna perché la vita vuole essere vissuta pienamente. È una cosa veramente incomprensibile l'atteggiamento delle persone, ma appunto è, è, è tutto legato ad una cattiva informazione. Uh, adesso, uh, come hai detto tu, uh, si teme l'apparecchio acustico perché fa vecchio, uh, ma adesso l'apparecchio acustico non serve solo alle persone anziane, perché con l'allungamento uh, de della vita media una un sessantenne non è una persona anziana, è nel pieno delle sue attività. E quindi uh, come può uh, svolgere tutte le attività ancora lavorative, sociali, uh, senza sentire bene? Tu quanti anni hai? Ah, ci sei quasi, va scherzo. Valentina Faricelli no, non ha questo problema, ma anche se ce l'avesse non si vergognerebbe, assolutamente no, anche perché non è, non è invasivo, cioè non è doloroso, non è, si può fare. Ce lo spiega meglio in tutti i suoi aspetti, le sue accettature, Mauro Menzietti che, insomma, siete in tanti, poi ci dici meglio tu, però l'ideatore, l'organizzatore, è, è uno dei motori fondanti di Nonno Ascoltami. Mauro Menzietti, che cosa vuol dire ascolta responsabilmente? Allora ascolta responsabilmente è il messaggio che vogliamo indirizzare proprio ai più piccoli, perché fare prevenzione significa innanzitutto informare, creare educazione sanitaria, cercare di inculcare nuovi stili di vita che possano proteggere l'udito. Ecco perché ascolta responsabilmente, caro teenager, caro bambino. Eh, stai attento al tuo udito perché deve durarti per tutta la vita. Quando alzi il volume del tuo telefonino, quando usi le cuffiette, ascolta responsabilmente. Ecco perché questo track eh, che siamo riusciti a portare qui, che sta girando tutta l'Italia, serve a sensibilizzare proprio i più giovani. È un percorso multimediale, interattivo. Eh, atto proprio a spiegare anche le curiosità, le piccole curiosità di questo senso troppo spesso trascurato. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima in oltre un miliardo i teenager esposti a rischio di danno permanente all'udito per uso improprio di dispositivi quali telefonino, smartphone, sostanzialmente le cuffiette. Se dovessimo sintetizzare Mauro Menzietti, nonno ascoltami, edizione 2017, che cosa dovremmo dire? Grande soddisfazione. Pensare che siamo partiti proprio da questa piazza praticamente da soli e adesso, in questo momento, siamo a Cuneo, Genova, Verona e tante altre città in contemporanea. Nella seconda delle sei domeniche di, di, di attività di non ascoltami, che andranno a coinvolgere oltre 10 milioni di cittadini in Italia: 50 ospedali che scendono in piazza a fare azioni di volontariato, oltre 2.000. Persone coinvolte nel, nel lavoro, proprio volontari che prestano la loro opera, per un'azione di sensibilizzazione patrocinata dal Ministero della Salute, la Presidenza e Consiglio dei Ministri, Organizzazione Mondiale della Sanità, ma soprattutto una festa. Quello che vedete oggi qui è veramente un momento di festa che richiama le famiglie intere e fa sì che questa patologia in qualche modo venga attenzionata. Alle nostre spalle. C'è un muro molto bello perché ci sono tutte le opere dei bambini e insieme ci sono bambini, nonni, beh anche genitori che stanno facendo festa. Oggi è la festa dei nonni, ecco perché il valore umano di questa iniziativa... Viene fuori proprio da questi disegni, dalle attività che i bambini hanno portato avanti nella scuola e questo a significare proprio il valore della famiglia e della comunicazione, dello stare insieme, cosa che la perdita di udito può in qualche modo penalizzare e limitare. Invece vogliamo dare il massimo alla famiglia, ai nostri nonni, proprio anche ripristinando attraverso i nostri medici specialisti che oggi sono qui a disposizione la corretta comunicazione. Grazie Mauro Menzietti. Eh, stavo dicendo prima, lo voglio ribadire, questo concetto che il lavoro alle spalle è di tante persone, tante realtà, tanti partner tecnici, alcuni eh, li stiamo per conoscere. Eh, io vi ho visto all'opera. Sì, su base pescarese, perché Pescara un po' rappresenta in questo momento, da otto anni a questa parte, la capitale italiana dell'udito. Però vi ho visto all'opera anche al Ministero della Sanità a Roma in una giornata mondiale dell'udito con personalità presenti. Insomma, state crescendo tanto. Stiamo crescendo e, ma soprattutto perché abbiamo mh, realizzato quello che noi definiamo il triangolo perfetto, ovvero a collaborare uh, con Nonno Ascoltami uh, ci sono da un lato le istituzioni adesso e dall'altro lato uh, i partner tecnici, le aziende. Quindi um, noi siamo molto affezionati ad una definizione uh, dell'assessore Marinella Sclocco che ha parlato di Nonno Ascoltami come un bellissimo esempio di sussidiarietà circolare. Ovvero ehm, le associazioni, in questo caso noi, che riusciamo a sostituirci in qualche modo allo Stato, lì dove lo Stato non ce la fa. In questo caso la sanità è un settore chiave. Quindi grazie allo sforzo congiunto delle istituzioni, delle associazioni e degli imprenditori, nel nostro caso dei partner tecnici, noi riusciamo a svolgere una funzione pubblica, quella appunto di eh, portare sensibilizzazione, eh, prevenzione sul tema dei disturbi uditivi. Eh, L'ho detto prima, cioè che voi siete riusciti eh, a portare gli ospedali nelle piazze, cioè quindi avete abbattuto anche questo, questo problema perché la gente ha paura, ritrosia comunque a entrare in un ospedale. Allora, intanto, un primo controllo, uno screening così del tutto gratuito, indolore, eccetera, eccetera, si fa nelle piazze. Eh, dopodiché, se c'è la problematica, ovviamente si va, si va avanti con eh, la valutazione medica. Ehm. Um, Nicola Candeloro, adesso introduciamo lui, perché oltre agli ospedali nelle piazze avete portato quest'anno anche un gigantesco tir, un truck ne, 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 nelle piazze che all'interno era anche bellissimo da visitare. Nicola Candeloro poi ci parla di questo. Se vuoi introdurci tu, proprio Nicola Candeloro, l'anno scorso era stato lui l'ospite al tuo posto. Sì, diciamo che questa è stata una novità assoluta, uh, sempre alla ricerca di nuovi modi di comunicare, ma soprattutto di avvicinare altre fasce di popolazione, perché abbiamo parlato del problema degli anziani, ma uh, come l'OMS ci ha invitati a fare, uh, noi cerchiamo di sensibilizzare tantissimo anche gli adolescenti, ma ancora prima i bambini, uh, perché, um, sempre stime dell'OMS, circa un miliardo di giovani sono a rischio uh, di sordità precoce a causa di un uso scorretto dei dispositivi audio. Eh, allora abbiamo pensato ad un modo accattivante eh, per far conoscere il mondo dell'udito ai ragazzi e ai bambini. All'interno del track, come sicuramente verrà spiegato, eh, ci sono proprio dei, dei percorsi multimediali, eh, molto interessante il simulatore di sordità attraverso video dei cantanti preferiti dei ragazzi, eh, si percepisce proprio come eh, si ascolterebbe con una perdita uditiva eh, quindi crediamo che sia stata un'idea vincente. Grande idea, noi c'eravamo Nicola Candeloro. Nicola Candeloro c'è una novità molto visibile, un uh, truck, un camion, un tir che gira l'Italia insieme a voi. Sì, sì, è una novità di quest'anno, una bellissima novità in collaborazione con Signa. Io sono il formatore ufficiale, e abbiamo messo in piedi un format generale ma non generico sul mondo dell'udito, parliamo di anatomia dell'orecchio, parliamo di come funziona l'udito e che cosa succede quando si inizia a perdere. Questo lo facciamo sia con le persone adulte, sia abbiamo fatto un format per i ragazzi, per i più piccoli, quindi per avvicinarli a un ascolto responsabile. Sono venuti a trovarvi ospiti come sempre, importanti perché questo è un momento aggregativo oltre a un momento culturale nello specifico dell'ipocosia. Sì, sì, ci sono venuti a trovare eh, i ragazzi delle scuole elementari. Della città di Pescara ieri mattina, poi il Pescara Basket, il Pescara Calcio, le squadre, quindi è stato molto bello vedere questa unione, questo punto di incontro tra lo sport e anche un momento formativo e informativo per i ragazzi. Questo sempre per correggere quelle che sono le cattive abitudini o abitudini eh, sbagliate che hanno i ragazzi che sempre più ascoltano la musica a un volume troppo elevato e soprattutto per troppo tempo durante la giornata. Il track infatti è intitolato Ascolta responsabilmente, il nostro claim. Ti abbiamo visto, microfono in mano, dare delucidazione all'interno del, del track eh, a persone di, di varia età. Eh, Qual è stato l'ascolto che hanno dato a te in questo momento? Molto tecnico ma nello stesso tempo divertente perché con tanti, tanti schermi, tante situazioni che erano di appeal per la gente che è venuta a trovarvi. Sostanzialmente la formula vincente di non ascoltami, quella cioè di eh, unire l'informazione e la divulgazione scientifica per quanto possa essere scientifica. Eh, la nostra informazione per carità è eh, sempre eh, relativamente eh, rispetto a un'atmosfera di festa che invece c'è assolutamente eh, che unisce lo sport aggrega i centri anziani e quindi in questo contesto in questo scenario anche l'atteggiamento di chi è salito sul track ed era adulto ed evidentemente aveva un interesse è stato quello di ascolto attivo ma anche divertito perché bisogna anche sdrammatizzare poi questo argomento dell'udito che è un pochettino abbottonato ad altrimenti. Flash proprio in chiusura, è questa la strada giusta? L'avete indovinata? I numeri forse ci danno ragione, quest'anno 36 piazze, patrocinio del Ministero della Salute, i media nazionali ne hanno parlato ampiamente, sicuramente stiamo andando bene, speriamo di essere davvero sulla strada giusta e non ascoltami, non si ferma qui, andrà anche avanti. E poi ovviamente erano presenti eh, medici, addetti ai lavori, come sempre ogni anno anche eh, Claudio Donadio Caporale, che è il direttore di Otorino La Ringoletria eh, dell'Ospedale Santo Spirito di Pescara, mh, che ci ha lanciato un input. Sarai d'accordo probabilmente anche tu, perché lo hai di fatto già un po' accennato. Nonno, ascoltami. A qualcuno piacerebbe affiancare, a nonno ascoltami, anche una dicitura, magari provocatoria, nipote ascoltami, perché si sta abbassando sempre di più la fascia di età di chi comincia a soffrire di disturbi uditivi. Appunto, purtroppo è tutto legato a corrette e scorrette abitudini di vita. Adesso siamo esposti um, a troppi rumori uh, e l'udito ne risente. Cominciamo uh, a perdere l'udito il giorno dopo mh, della nostra nascita eh, ed è, è un fenomeno purtroppo costante. E dobbiamo proteggerlo l'udito eh, e fare informazione. Hai citato il dottor Caporale. Eh, permettetemi un, um, un saluto affettuoso perché lui è stato il primo a credere in noi. Ehm, I medici eh, li citiamo solo adesso ma in realtà sono la spina dorsale di nonno ascoltami perché se noi siamo arrivati eh, all'ottava edizione ad avere questa credibilità è solo perché i medici scendono in piazza, i medici ci mettono la faccia, portano la loro equip, stanno un'intera domenica sotto la tenda ad ascoltare la gente, eh, a raccogliere preoccupazioni, eh, riescono eh, a stabilire un rapporto completamente diverso e empatico con le persone. Persone, i medici sono veramente ehm, la cosa più importante di nonno, ascoltami. Claudio Donadio Caporale. Da nonno, ascoltami si potrebbe passare un giorno chissà anche a nipote, ascoltami. Sì, questo è lo slogan che stiamo coniando negli ultimi anni proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica ehm, verso eh, una eh, diagnostica dei nostri ragazzi, audiologica per i nostri ragazzi, perché il problema, abbiamo capito ormai negli ultimi anni, soprattutto eh, dai dati desunti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, si sta spostando sempre di più verso le fasce più giovanili e eh, devo dire che eh, la risposta è piuttosto cospicua. È importante, importante sensibilizzare i nostri ragazzi al fine di evitare che i giovani di oggi diventino i sordi del futuro. Partecipazione comunque ce n'è tanta, soprattutto nelle fasce di età eh, over 50, possiamo dire così, è quello che vediamo con i nostri occhi nello screening che state effettuando in piazza. Sì, perché il problema è molto sentito dopo i 55-60 anni. Parliamo proprio per questo motivo di presbiacusia, cioè di ipocusia legata all'età. E questo fisiologico invecchiamento del nostro organo nobile, qual è l'udito, effettivamente poi dà dei problemi eh, sociali importanti. Tant'è che per l'eco eh, e soprattutto per i numeri eh, che riguardano una grande fascia di popolazione parliamo di socioacusia. La situazione come la state monitorando? Perché. Eh, in passato parlavamo della questione Italia rispetto al problema che non era eccezionale, probabilmente negli anni qualcosa molto è stato fatto anche grazie alle vostre attività in tutto il territorio della nostra penisola. Ma innanzitutto dobbiamo dire che eh, il problema è molto più eh, sentito ed, ed incisivo nei paesi industrializzati. Eh, sicuramente ma eh, eh, la campagna di prevenzione fa tanto perché il problema ipoacusia lo si può risolvere solo alla fonte alla base con una buona eh, prevenzione con una campagna di sensibilizzazione e eh, dicendo ai nostri pazienti di sottoporsi a degli esami audiometrici di screening al fine proprio di mettere in evidenza il problema per banalizzare in maniera giornalistica le cuffiette noi spesso le dobbiamo mettere un po' tutti quanti, no? il telefonino è obbligatorio, la cuffietta, però utilizzarla responsabilmente, perché quando lei parla di eh, un problema che è molto legato eh, ai, ai paesi avanzati, all'avanzare anche della tecnologia, si riferisce soprattutto a questo, la tecnologia ci aiuta ma bisogna utilizzarla in maniera responsabile. Dire proprio di sì. E a questo punto allora diamo dei consigli di ordine pratico ai nostri ragazzi. La cosiddetta legge del 60 è utilissima perché è immediata, pratica, cercare cioè di non utilizzare eh, le nostre, gli iPad eh, per non più di 60 minuti al giorno, per non più di 60, un'intensità non superiore ai 60 decibel. E questo è già un messaggio eh, pratico ma estremamente utile per i nostri ragazzi. C'è una storia no? all'interno e alle spalle di, di nonno. Ascoltami. Io ricordo lo scorso anno Nicola Candeloro um, un po' mi, mi raccontò no? di come magari dietro una semplice chiacchierata tra, non so, Nicola Candeloro, Mauro Menzietti, forse c'eri anche tu, non lo so. Comunque nasceva questa, questa idea, no? Perché alla fine le grandi idee nascono ma, magari da, da, da amicizie o da semplici chiacchierate. Eh, sì, in effetti mh, è stata un'intuizione veramente fortunata del nostro fondatore Mauro Menzietti. Ehm, proprio quell'anno, otto anni fa o forse l'anno prima, per la prima volta veniva istituita la festa dei nonni. E, ed è stato quello... Eh... Eh sì, perché voi legate ovviamente questa campagna alla festa dei nonni, no? Sì, proprio quello, l'evento fortunato che ha acceso la lampadina eh, di Mauro e abbiamo pensato appunto di fare dei controlli di piazza proprio in occasione della festa dei nonni, regalare ai nonni eh, questa occasione di eh, vicinanza col nipotino, con, con la famiglia, un regalo per la propria salute. Eh, ovviamente adesso la manifestazione, come ti ho detto, copre tutte le fasce d'età, però eh, diciamo che l'aneddoto è proprio legato alla festa dei nonni, a quest'idea del nostro fondatore Mauro Menzetti. Tra l'altro no, l'hai detto, una grande festa, una grande festa eh, nonni, eh, nipoti, magari anche i genitori, insomma ci sono un po' tutti quanti, una grande festa spesso legata anche allo sport perché nelle, nelle immagini eh, di piazza, in questo caso piazza Salotto a Pescara, ci sono anche tante realtà sportive che vi fanno, che vi fanno compagnia, no? Sì, perché quello che noi vogliamo promuovere adesso è un concetto di benessere a 360, gradi quindi un concetto di vita sana che ovviamente passa anche per lo sport, e per le corrette abitudini di vita. E magari uh, il prossimo passo sarà quello di realizzare a Piazza Salotto un vero e proprio villaggio della salute. Lui è un nonno, è, ascoltiamo, è anche un partner tecnico ovviamente, no? Serafino Menzietti, ci racconta un po' la storia. Qualcuno ci ricorda che quando qualche anno fa avete cominciato questa grande avventura qui in Piazza Salotto per la festa abituale che organizzate non c'era tantissima gente, oggi c'è una folla indescrivibile. Ma ormai, ormai dall'84 in poi gli aumenti sono stati tanti sono stati e quindi anche in questa manifestazione... Da otto anni è una manifestazione grossa, oggi verranno migliaia di persone, quindi per noi è una disposizione per la gente, gente massima, per far conoscere la sordità nel modo migliore. Lei ha anche una memoria storica no, di questa materia, come è cambiata la problematica dell'ipoacusia anche come la si affronta nel corso degli anni? Vabbè, ora i ragazzi sono preparati in modo diverso. Una volta facevamo questo lavoro tutti quanti, ora per fare questo lavoro bisogna fare uno studio all'università di tre anni, per cui i ragazzi vengono sempre più preparati e più, eh, per la manifestazione molto più pronta. Insomma. Siete riusciti in qualche modo, cioè come? Perché voi siete stati precursori in questo, voi portate gli ospedali nelle piazze, siete riusciti ad abbattere anche lo scetticismo delle persone no? di farsi controllare. Ma noi siamo stati la prima ditta nata a Pescara nel 1957, ora sono 60 anni, abbiamo cercato di fare nel nostro meglio per tutti, tutti quelli che ci sono vicini e quelli che ci verranno prossimamente insieme. Sempre con Valentina Faricelli qui dallo studio di Citroen Autoepiche che ringraziamo ringraziamo ovviamente Valentina Faricelli che è presidente di Nonno ascoltami. Eh, dai, forza, svelaci la sorpresa per il 2018, quel sogno nel cassetto perché voi insomma, anche nei piani altissimi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità contate tanto adesso. Diciamo che un piccolo sogno lo, lo abbiamo già realizzato e speriamo che eh, continui, eh, quello di diventare... Eh, dei portatori eh, in Italia eh, di un vero e proprio messaggio di prevenzione. Eh, noi siamo stati già a Ginevra nella sede dell'OMS eh, e adesso parteciperemo eh, alla stesura del piano mondiale eh, contro la sordità. Eh, nel nostro sogno appunto, l'Italia è sempre rimasta esclusa da queste politiche mondiali. Il nostro sogno è quello appunto, di mettere la firma di nonno ascoltami eh, sotto una prossima rivoluzione che riguarderà i problemi dell'udito. E noi ci saremo. Grazie da Paolo Sinibaldi, grazie a Valentina Faricelli e viva nonno ascoltami. Prove tecniche di udito! Maiko dal 1937, la soluzione giusta per tornare a sentire. Ti aspettiamo nei nostri centri in Abruzzo. Chiamalo 085 422 4030 per prenotare un controllo gratuito dell'udito.